Ciao Bad Comics, torniamo a parlare di All New, All Different Marvel, l'era editoriale della Casa delle Idee che ha avuto inizio con la fine di Secret Wars, miniserie evento che ha messo fine al vecchio universo Marvel per far nascere un nuovissimo universo della Casa delle Idee. In quest'era della casa editrice americana abbiamo potuto sicuramente apprezzare molti titoli interessanti, molti titoli particolari, diversi dal sapore autoriale, molto sincronizzati col mondo attuale, quello che ci circonda, quello che è là fuori, quello che molte volte non è una colpa, gli autori di fumetti hanno non ignorato, ma hanno sicuramente scelto di mettere da parte per raccontare storie più fantasiose, perché del resto parliamo di supereroi, esseri fantasy con incredibili poteri che combattono contro minacce assolutamente irreali quasi sempre. Ecco, la Marvel ha deciso di cambiare un po' le carte in tavola, c'è chi dice troppo, ma io non sono d'accordo, per quanto l'unione di Frank Marvel ci aveva dato dei titoli bomba, titoli veramente bomba e titoli meno interessanti, c'è meno livellamento, la media è un po' più bassa rispetto al Marvel Now, però comunque ci sono poi dei picchi incredibili e uno di questi picchi è sicuramente Pantera Nera, una serie importante, una serie molto profonda, molto attuale e molto connessa alla realtà in particolare di un continente, il continente africano, lo sapete. Pantera Nera, T'Challa è il re del Wakanda, un paese fittizio africano che esiste solo nell'universo Marvel, ma che ha al suo interno tutte quelle caratteristiche e problematicità che molti paesi di questo continente purtroppo hanno. Il titolo è stato affidato a uno sceneggiatore che è per lo più un giornalista, un corrispondente, un reporter africano che conosce benissimo la realtà della sua terra natia, della sua terra d'origine. Sto parlando di Ta-Nehisi Coates, un nome che magari nel panorama del fumetto era abbastanza nuovo, ma che chiunque si interessasse di politica estera, internazionale, cronaca e tutte queste cose qui sicuramente aveva presente. Pantera Nera, abbiamo già parlato del primo volume, questo è il secondo, intitolato La Banda, è un titolo che è rimbalzato agli onori della cronaca, se ne è parlato un po' dappertutto. Perché? Perché finalmente riportava un eroe africano in Africa e lo metteva di fronte a dei problemi molto insoliti per un supereroe, però come vi ho detto T'Challa è un personaggio molto particolare, dicotomico, perché è sì un eroe, un guerriero mascherato con dei poteri particolari, no? È alimentato, è potenziato dallo spirito della pantera, una specie di totem che in maniera ereditaria garantisce dei poteri incredibili al sovrano del Wakanda, oltre al fatto che dispone di un materiale indistruttibile importante nell'universo Marvel come il Vibranium. Ma è anche un re di un paese che ha ancora una monarchia, non dimentichiamocelo, perché per quanto il Wakanda possa essere avanzato, possa aver fatto un salto evolutivo incredibile grazie al fatto che quel meteorite di Vibranio gli si è schiantato lì sul suo territorio, è comunque un paese che è rimasto, dal punto di vista sociologico, dal punto di vista burocratico e politico, è rimasto indietro. Quindi un paese che nasconde tante dicotomie, tante cose antitetiche tra loro, è avanzatissimo sotto il profilo scientifico e tecnologico, però, e ci arriviamo ai però, perché i però sono i temi cardine dietro cui Coates ha fondato la sua serie, il suo titolo, la sua storia di Pantera Nera, che è una storia inizialmente molto poco supereroistica, e questo me lo fece apprezzare tantissimo il primo volume, ma che poi in questo secondo volume mischia un po' le carte, ritorna un po' a essere un pochino più canonica, ma senza dimenticare da dove parte. Di cosa parliamo? Parliamo del fatto che nel paese di Pantera Nera, ossia Wakanda, esistono dei problemi importanti che
T'Challa sia come re che come eroe, come difensore degli innocenti, come difensore del suo popolo, perché emblema incarnato, avatar dello spirito pantera, deve affrontare e questa cosa lo costringerà a non solo a fare scelte difficili, ma anche a dover venire a patti con se stesso, con tutti quei controsensi che da anni albergano in lui. È un essere umano, ma che è chiamato a compiti a volte più che umani e ha delle sue pulsioni, una sua natura che molto spesso va a tuzzare contro i suoi doveri come monarca. Chi è? Chi è T'Challa? È Pantera Nera? È il re del Wakanda? È uno scienziato? È un supereroe? Quante domande, e tutte queste domande reggono appunto la voce interiore di questo personaggio che è ben scritta, ben rappresentata da Coates. Uno dei grandi meriti di questo sceneggiatore che, nonostante non facesse lo sceneggiatore come lavoro vero, se così vogliamo dire, riesce a entrare nella testa dei personaggi facendo fuoriuscire da questa una voce interiore e anche esteriore molto coerente, molto consona, e non solo per il protagonista T'Challa, che è sicuramente quello più predominante sulla scena, ma anche del cast di supporto fra alleati e antagonisti, che pian piano si arricchisce sempre di più. Soprattutto ogni personaggio, anche quelli più nuovi, assume progressivamente uno spessore maggiore, diventa un personaggio a tutto tondo, si capisce perché è lì, si capisce qual è il suo compito, il suo ruolo. Ecco, in Wakanda ci sono quei problemi che ci sono nella maggior parte dei paesi africani, ossia ci sono movimenti di ribellione, movimenti che assumono ovviamente una connotazione terroristica, perché è proprio oggi che è successo quello che è successo a Manchester, è più attuale che mai. Ormai questi movimenti fondamentalisti che protestano contro un ordine prestabilito che loro non accettano, che vogliono vedere bruciare il mondo così da ricostruirlo secondo il proprio volere, ricorrono molto spesso, non avendo eserciti, non avendo delle forze militari, non potendo fare delle guerre vere e proprie, ricorrono al terrore, ricorrono ad atti di terrorismo che provocano distruzione e morte, spesso morte appunto di gente innocente che si trova magari nel posto sbagliato, a momento sbagliato, come questi ragazzi al concerto di Ariana Grande di Manchester. E quindi deve affrontare il cosiddetto popolo, questo movimento che è insorto, guidato da due persone wakandiane che hanno dei poteri, hanno un piano, gli è successo qualcosa nel passato, vogliono vendicarsi di qualcosa e qualcuno, di che cosa lo scopriremo. In più ricorrono poi, si alleano con altri cattivoni e brutti cerchi dell'universo Marvel, fra cui un nemico molto caro a Tony Stark, Iron Man. E in più c'è la questione della parità. C'è la questione che le donne hanno ancora un ruolo secondario in Wakanda, come in tanti paesi, e quindi protestano. In particolare questa voce femminile rappresentata da due ex guardie del corpo di T'Challa, del corpo delle guardie del corpo di T'Challa, che si chiamano Dora Milaje, non mi veniva, scusate, che si sono messe in proprio, che hanno abbandonato i loro compiti per cui avevano giurato, perché si amano, perché c'è anche un amore omosessuale quindi in questa storia, quindi pensateci. E in più c'è sicuramente tutte le beghe, tutti i compiti, tutto il gioco sporco della politica che T'Challa deve accettare. Ma come fa uno che era un Avengers, è un supereroe, come fa a giocare sporco come devono fare i politici molto spesso in questo mondo? E soprattutto c'è anche una questione molto personale, perché T'Challa sta provando a salvare sua sorella Shuri, anche lei Pantera Nera, anche lei ha governato il Wakanda, che è in uno stato di morte vivente. Se conoscete il personaggio di Thanos, se avete letto Infinity, sapete di cosa parla. In questo caso si capirà quello che succede a Shuri, e Shuri secondo me giocherà un ruolo fondamentale anche in contrasto col protagonista. Infine, ai disegni di questo secondo volume, la banda di Pantera Nera, non c'è più Brian Stilfries, che continua a illustrare le copertine regolari della serie, un disegnatore che era tornato in scena dopo tanto tempo proprio con Pantera Nera per il primo ciclo di storia, un disegnatore che mi piace tantissimo perché è uno stile pazzo, uno stile unico, ibrido. Viene sostituito però da Chris Prusse, che è un disegnatore più classico, molto noto nel panorama americano, molto apprezzato anche da me, che riesce a, nonostante abbia un tratto molto moderno, a tratti pure spigoloso, molto influenzato da una moltitudine di stili, riesce ad apparire così elegante e classico. Quindi in questo secondo volume di Pantera Nera, rispetto al primo, c'è più
C'è uno storytelling più classico, una delle figure anatomiche più realistiche, però c'è questa commissione tra nuovo e vecchio, e che poi è il tema cardine di tutta la serie. Questo contrasto, spesso scontro, tra tradizione e innovazione, tra passato e futuro, e il presente purtroppo non è roseo. Bella serie, a prescindere che sia dei supereroi, un bel fumetto che ci parla in maniera allegorica e metaforica del mondo attorno a noi, in particolare quello, noi siamo in Italia, quello un po' più sotto di noi, che non conosciamo direttamente, e la conoscenza andrebbe approfondita, e sicuramente il fumetto può fare anche questo. Ciao Pet Comics, alla prossima!